abbiamo il dottor Pietro Pace, che è un vascolare, ma si occupa anche di medicina estetica, quindi non è soltanto un vascolare classico, ma è entrato un po' nella medicina estetica. Quindi a lui la parola, parlerà di epigenetica e il ruolo degli acidi grassi nell'interpretazione del test S-Drive. Vediamo se mi serve. Metto un po' là, così ci vedete. Ci vedete bene. Allora, non mi presento più perché mi hanno già presentato e anzi vorrei forse presentarmi in una maniera un po' diversa. Penso di essere uno di voi, nel senso che adesso abbiamo sentito delle belle teorie affascinanti, ma cerchiamo di, sì, per quanto possibile, di venire molto al pratico. Intanto dobbiamo ringraziare, io ringrazio Giorgio e anche il presidente Yam perché ci ha fornito io lo chiamo una trappola, questo apparecchietto, che ci permette di avere un approccio personale con il nostro paziente, con chi ci viene a trovare in studio, perché voi sapete che è molto difficile riuscire a convincere le persone a fare qualcosa per la propria salute se facciamo dei discorsi generali, perché se noi diciamo c'è l'inquinamento, ci sarebbe da mangiare bene, dice sì vabbè, però me ne frega fino a un certo punto, ma se gli facciamo vedere qualcosa che riguarda proprio la propria persona, il proprio metabolismo, allora lo convinciamo a fare qualcosa, perché lui dice sì, allora questo sono io e forse c'è veramente bisogno che io cambi un pochettino il mio stile di vita. Perché io ho accettato e cerco di farvi questa relazione di oggi, spero di non stufarvi tanto, anche perché sarete già un po', io almeno sono già quasi un po' stanco ma sarà per l'età, perché credo che veramente abbiamo in mano uno strumento che ci permetterà di fare un passo avanti, di avere una marcia in più rispetto agli altri, ma dobbiamo imparare a usarlo bene, perché altrimenti diventa un boomerang per noi. Intanto vi devo dire che fare un test S-Drive a una persona richiede un sacco di tempo, cioè ci vuole minimo un'ora di tempo per star lì a cercare di tirarci fuori qualcosa di valido, se no non ci tiriamo fuori niente, per cui richiede da parte nostra molta fatica. E poi la persona che viene da noi a chiederci il nostro parere su qualsiasi cosa vorrebbe uscire dal nostro studio abbastanza soddisfatta, quindi più ci tiriamo fuori da questo strumento e meglio è per noi e per i nostri pazienti. Ecco perché sono importanti questi incontri, ecco perché io non voglio insegnarvi niente, io voglio essere con voi a cercare di capire cosa dobbiamo, cioè perché questo apparecchietto può essere importante per noi. Quindi la difficoltà è quella di trasformare le teorie bellissime di cui ci ha parlato il prof e anche la dottoressa in cose molto pratiche, in cose che ci possano aiutare a dare dei consigli che siano dal punto di vista medico e scientifico validi ai nostri pazienti. Allora parliamo di acidi grassi, veniamo un po' al dunque, perché poi dalle belle teorie uno viene, dottore c'è il mal di pancia e quindi tu devi cercare di aiutarlo, dottore non dormo, dottore sono stanco, e cerchiamo di capire il perché. Parliamo sempre di infiammazione, e tutti vi parleranno di infiammazione, l'infiammazione, l'acidificazione del metabolismo, però nessuno cerca di spiegarti che cos'è l'infiammazione, dove nasce l'infiammazione. A questi corsi ci sono anche dei colleghi che parlano di infiammazione in una maniera meravigliosa, quando si riferiscono al macrofago che va poi ad inserire, che va poi ad agire sul globulo rosso che non riesce più a fare il suo lavoro, però già lì è successo il fatto, cioè già lì l'infiammazione si è messa in moto, e quindi tu gli darai sì la vitamina C, gli darai quello che vuoi per cercare di bloccarla, ma ormai i buoi sono fuori dalla stalla. Ma c'è la possibilità di bloccare i buoi prima, cioè di limitare o di creare un'infiammazione equilibrata? Io in qualche modo adesso provo a dirvelo. Io non ho preparato granché per venire qua a farmi una lezione, non faccio lezioni di solito, ma faccio il praticone.
ma è appassionante questa cosa che io cerco di dirvi, perché io credo di aver capito moltissimo del mio lavoro da quelle poche cose che cerco adesso di raccontarvi. Io penso che voi vi laviate qualche volta anch'io e che usiate il sapone. Lo sapete di cosa è fatto il sapone? Sapete o no? Ecco, le mucche che quando le usano per fare le bistecche, quello che, il grasso che avanza lo mettono in delle grandissime vasche, lo fanno imputridire, poi gli aggiungono qualche additivo chimico, qualche colorante, qualche odorante, e poi ce lo propinano a noi. Noi non paghiamo naturalmente questa porcheria, ma paghiamo la marca. Questo per dire che però gli acidi grassi non sono una cosa campata per aria, sono una cosa che fa parte in maniera importantissima della nostra vita. Mi va un po' avanti con la diapositiva, così io cerco di seguire un filo logico, anche se non è facile, però ci provo. Può andare avanti per cortesia? Vado avanti io. Ok, ce l'ho fatta, va. Allora, naturalmente questa è una diapositiva che tutti voi sapete, ma che sta solo a indicarci che stiamo veramente andando un pochettino fuori strada. E perché andiamo fuori strada? Allora, per fare, io ho trovato questa definizione, sapete che credo che sia stato Tolstoi il primo a provare a dirci che sarà la bellezza a salvare il mondo, no? Però la bellezza è un discorso un po' così campato per aria. La bellezza, come tutte le cose buone, tra cui possiamo mettere anche la fisica quantistica, tra cui possiamo mettere strumentazioni nuove come questa qua, è questa roba qua, secondo me, tutto ciò che è comunque positivo per l'essere umano. E quindi andiamo a cercare di capire cosa sia veramente positivo per l'essere umano. Vi ho messo qua adesso un piccolo esempio di cos'è la lipidomica. Allora, tu ti prendi un globulo rosso e analizzi la membrana cellulare. Voi sapete che noi siamo fatti di cellule. Chiaro, no? Non siamo fatti di biro, siamo fatti di cellule. Vi danno i numeri, un po' a tutti, perché io non ho ancora capito bene quante cellule è fatto un corpo umano. Penso che siano 100.000 miliardi, una roba del genere circa. Ci dicono anche che il microbioma intestinale è fatto da un milione di miliardi di cellule, per cui siamo posseduti. Comunque, la lipidomica vuol dire che tu prendi un globulo rosso e analizzi la membrana. E nella membrana, la membrana cellulare delle nostre cellule è fatta di che cosa? È fatta di acidi grassi. E la composizione in acidi grassi di una membrana è una cosa semplicemente fondamentale per la salute. Allora, io vorrei lanciarvi solo tanto questi messaggi. La composizione della membrana cellulare è una cosa fondamentale per la nostra salute. Se non riusciamo a capire questo passaggio, tutti gli altri diventano, secondo me, incomprensibili o comunque secondari. Allora, vedete che ci sono nucleati vari acidi grassi, come dei mattoni che formano questa membrana. Prima gli acidi grassi saturi, e scendendo dall'acido oleico in poi, quelli monoinsaturi, e andiamo giù quelli poliinsaturi. Io questo ve la faccio vedere solo perché abbiate un'idea di cos'è una lipidomica, che io ho fatto per anni. Poi vi dico perché adesso cerco di non farla più. Qui vi vedete alcuni indici che sono importantissimi. L'indice omega 3, di cui vi dirò qualcosa dopo, il rapporto omega 6 omega 3, il rapporto acido arachidonico EPA, di cui già parlava la dottoressa Origlia, che è fondamentale. Uno dice: a me che me ne frega del rapporto acido arachidonico EPA. No, non te ne può fregare, perché la tua salute dipende da quello. I tuoi processi infiammatori nascono, si sviluppano da lì. Quindi l'infiammazione è lì che nasce. C'è poi un altro rapporto, il rapporto linolenico di omo gamma linolenico, è importantissimo perché che esprime il nostro corredo enzimatico. Se noi non abbiamo a posto questo sistema, che poi fa riferimento a degli enzimi particolari, non c'è verso di riuscire a rimettere a posto un organismo. Ok, allora proviamo adesso a parlare di questi famosi acidi grassi. Gli acidi grassi sono un insieme di
sostanze che potremmo definire pleiotrofiche, cioè hanno varie funzioni nella nostra vita. E cercheremo di capire quali sono le principali. Allora, si distinguono acidi grassi saturi, come dicevo prima, monoinsaturi e poliinsaturi, tra i quali quelli più importanti sono gli omega 3 e gli omega 6. Sono concetti un pochettino ostici, però bisogna che, secondo me, è molto bello riuscire a captarli. Allora, che cosa sono gli acidi grassi? Sono delle lunghe catene idrogeno carbonate che hanno una coda metilica che è idrofobica. Ecco, la caratteristica fondamentale degli acidi grassi è quella di essere idrofobici, cioè non amano l'acqua, e hanno però una catena carbossilica, una testa carbossilica, che è l'unica che invece riesce a stare a contatto dell'acqua. Ok, sembrano concetti banali, ma sono concetti importantissimi. Cioè, gli acidi grassi sono idrofobici nel complesso, ma hanno una parte che invece può stare a contatto con l'acqua perché è carica elettronicamente. Allora, gli acidi grassi monoinsaturi, il più importante è l'acido oleico, che tutti voi conoscete, no? Perché noi in Italia siamo produttori di una sostanza che è l'olio d'oliva, che contiene l'acido oleico. Ma sappiate che l'acido oleico non ha nessuna caratteristica importante per il nostro corpo. E sapete perché? Va bene che è un monoinsaturo, e quindi è meglio avere un monoinsaturo con un saturo, ma noi lo produciamo l'acido oleico. Il nostro fegato ne produce quanto ne vuole. D'accordo? Semmai l'olio di oliva deve essere, può essere fonte di acidi grassi trans e saturi, quindi occhio, perché non c'è tutto questo salute di cui si parla. E semmai quello che fa bene dell'olio d'oliva è la presenza di polifenoli, di terpeni, di queste sostanze, quindi quando è buono, quando è di qualità. È una piccola parentesi, ma sappiate che, insomma, l'acido oleico è un monoinsaturo che è presente nel buon olio di oliva, ma che non è per la nostra salute non è importante. Allora, cosa vuol dire acido grasso insaturo? Voi lo sapete cosa vuol dire? C'è qualcuno che lo sa? Cosa vuol dire insaturo? Vuol dire che ci sono dei doppi legami. Vuol dire che vengono portati via degli atomi di idrogeno dalla catena idrogeno carbossilica, per cui cosa succede? Succede che devono essere messi in comune dagli elettroni. Questi elettroni vanno a creare questi doppi legami, che sono quelli che vengono a formare proprio l'insaturazione di un acido grasso. Adesso cercheremo poi di capire perché è importante questo fenomeno biochimico. Ci sono due tipi di acidi grassi che dobbiamo riconoscere: gli acidi grassi cis e gli acidi grassi trans. Questo ve lo dico perché tutti noi abbiamo sentito parlare di acidi grassi trans, no? Penso che ormai se ne parla un po' dappertutto, perché le autorità mediche hanno obbligato le case produttrici di sostanze, specialmente, non so, per farvi un esempio, le patatine fritte, a scrivere quanti trans ci sono nelle confezioni che noi mangiamo, perché poi vedrete che il trans è un veleno puro. Ok? Gli acidi grassi trans sono un veleno puro. Allora, vedete che è la conformazione tridimensionale che cambia. Vedete che l'acido grasso cis è un acido grasso storto, l'acido grasso trans è un acido grasso diritto. Ok? Uno dirà che cosa vuoi che conti una cosa così, invece conta moltissimo. Allora, voi vedete che un acido grasso come l'acido oleico, per esempio, quando viene riscaldato con il calore, si trasforma in un acido grasso trans, ok? Quando invece ritorna o si viene idrogenato, cioè si vengono aggiunti degli idrogeni, si toglie il doppio legame e diventa un acido grasso diverso, saturo, come lo stearico. Allora, voi capite da questo che, per esempio, cuocere le patatine fritte con l'olio d'oliva è una bestemmia. È una cosa veramente, ma non solo le patatine fritte, qualsiasi cosa che noi cuociamo con l'olio, olio di oliva o mica olio di oliva, è veramente una bestemmia, perché noi andiamo a creare un sacco di acido elaidico. E l'acido elaidico sappiamo che è un acido trans, cioè un acido diritto. Poi vi dirò perché l'acido diritto non va bene, perché è pericoloso. Sappiate per adesso che tutti gli acidi grassi trans sono
dei veleni, che quando noi facciamo il fritto produciamo dell'acido elaidico, cioè un acido trans. Gli acidi grassi insaturi, voi sapete cosa vuol dire omega 3 o omega 6? Ve lo siete chiesto? Omega vuol dire che è il carbonio alfa e omega, omega è l'ultimo carbonio, quindi se è un omega 3 vuol dire che parti dall'ultimo, conti al terzo, comincia il primo doppio legame e così via. No, io no, non voglio fare il professore, ma sono cose che quando tu ne parli è bello sapere che il significato che è questo qua. Gli omega 9 non sappiamo ancora bene a cosa servono, cioè come siano da inserire nel discorso metabolico, lo scopriremo un pochettino alla volta. Ok, allora gli acidi grassi, questo è quello che stavamo dicendo adesso, che nell'omega 3 dal terzo carbone dopo il carbone metilico si va a contare e inizia il primo doppio legame sul carbonio 3, quindi quello è un omega 3. Nel caso degli omega 6 si comincia naturalmente dall'omega 6. Veniamo al discorso che vi facevo prima. Ci sono dei precursori degli omega 3 e degli omega 6, che sono il linoleico e l'alfa linolenico. Questi precursori vuol dire che noi siamo obbligati a darli al nostro corpo perché non siamo capaci di produrli. Anche questo sembra un concetto banale, ma è un concetto importantissimo. Ci sono delle sostanze che noi siamo obbligati ad assumere perché non riusciamo a produrle. Quando le abbiamo assunte, dobbiamo poi avere un corredo enzimatico capace di trasformare questi elementi che abbiamo assunti in quelli che ci servono per il nostro metabolismo. Di questi enzimi, delta 6 desaturasi, l'elongasi e delta 5 desaturasi, ce n'è uno che è limitante ed è la delta 6 desaturasi, è quella che più di tutti gli altri enzimi è soggetta a andare in deficit, andare in tilt quando ci sono delle condizioni particolari del nostro corpo. Se non funziona bene la delta 6 desaturasi, noi ragazzi stiamo rischiando di procurarci non la salute ma la malattia. Chiaro il concetto, quindi ricordiamoci questo, almeno questo particolare, perché poi nell'S-Dry questa cosa qua la si può anche notare un po'. Ve le dico perché poi tutte queste notizie ci servono a interpretare meglio il report dell'S-Dry. Riesco a spiegarmi un po' o no, ragazzi? O dormite? No? Allora, ecco il discorso. Magari vi faccio dormire con tutti questi nomi. Sono anche nomi eicosapentaenoico. Questo per dirvi come entrano questi enzimi nella formazione delle varie sostanze che a noi servono. Anche qui, questo solo per dirvi, adesso io non so perché l'ho messa bene, comunque per dirvi che vedete che ci sono delle vie metaboliche particolari, no? La via degli omega 3 e la via degli omega 6. Vi dico solo che la via degli omega 3 è 4 volte più veloce della via degli omega 6, per cui per avere alla fine un risultato uguale dobbiamo partire con un omega 3 e con 4 omega 6, ma questo è un dato secondario. Una cosa che già vedete qua, che dalla via degli omega 3 in fondo si sviluppano delle prostaglandine che noi chiamiamo della serie 3, mentre dalla linea degli omega 6 si sviluppano delle prostaglandine che noi chiamiamo della serie 2. Sappiate che le prostaglandine della serie 3 sono le prostaglandine della pace, cioè non di pace che sono io, della pace. E le prostaglandine della serie 6, cioè della serie 2 degli omega 6, sono le prostaglandine della guerra. Esatto, da qui lui capisce il ragionamento. Ma è importante sapere, perché uno dice le prostaglandine... Qui nasce l'infiammazione, ragazzi. Questo è quando noi ci riempiamo un po' la bocca di questa parola, l'infiammazione. Questi sono i concetti legati al processo infiammatorio, perché l'infiammazione è quella cosa che ci permette di vivere. Senza infiammazione moriremmo. Cioè, noi siamo capaci di rispondere a qualsiasi insulto esterno, che sia un virus, un batterio, uno stress, un pugno, rispondiamo con l'infiammazione. Ma se l'infiammazione non è equilibrata, non è giusta, sono guai grossi.
Quindi il nostro compito, quando abbiamo di fronte un paziente, è sì chiedere o chiederci le grandi cose, ma questo paziente ha una risposta infiammatoria giusta, equilibrata o no? Perché lì casca l'asino, casca sempre l'asino. Che tu parli di grandi sistemi, che tu parli di fisica quantistica, che tu parli, se noi non sviluppiamo un'infiammazione giusta, noi svilupperemo una malattia. Allora, questa cosa qui è un po' difficile, però ve la devo dire perché è importante anche questa. Cos'è la temperatura di fusione? La temperatura di fusione è quella temperatura alla quale un acido grasso si trasforma da solido in liquido. Allora, se voi prendete per esempio l'acido stearico, quello ha una temperatura di fusione di 69 gradi, cioè l'acido stearico, che è un acido grasso saturo, a 69 gradi passa da solido a liquido. Se prendiamo l'acido alfa-linolenico, che è il precursore degli omega 3, questo ha una temperatura di fusione di meno 11 gradi. La differenza è di 70 gradi. Ma capite com'è importante questa cosa qua? È importante perché anche se noi siamo dei omeotermi, cioè non abbiamo queste differenze di temperature nel nostro corpo, ma allora il fatto che un acido grasso possa avere, se è in una certa conformazione rispetto ad un'altra, questa differenza di temperatura di fusione sta a farci capire un meccanismo fondamentale della vita e della cellula, che è la fluidità della membrana. Ok ragazzi? Temperatura di fusione vuol dire diversa fluidità di membrana. La fluidità è una cosa semplicemente fondamentale, perché la vita e la comunicazione richiede movimento. Se non c'è fluidità non c'è comunicazione, se non c'è comunicazione non c'è salute, se non c'è salute non c'è niente di niente. Ok? Allora, gli acidi grassi servono, hanno le funzioni di cui parlavamo prima, pleiotrofiche, da cercare, sono queste: fonte di energia, ruolo strutturale, precursore degli eicosanoidi e comunicatori specifici. Io cerco adesso di dirvi qualcosa di queste robe qua. Lo so che sono cose un po' noiose, ma io, se riesco a farvi capire quanto queste cose siano importanti per la salute dei nostri pazienti, allora S-Drive diventerà. Perché sapete perché vi dico che S-Drive può essere, questo apparecchio può essere veramente importante? Perché io faccio la lipidomica da tanti anni, ma la lipidomica costa. Cioè uno deve venire da voi, gli dite, non capisco niente, non so niente di te. Non è inutile che faccia finta di fare il medico. Ti devo far fare gli esami, gli fai fare la lipidomica? E io l'ho sempre fatta fare in Belgio, perché qui da noi in Italia non c'erano, e neanche adesso ci sono dei tentativi, ma un po' pasticciati secondo me. Vuol dire che tu devi far pagare la visita alla persona che viene da te, devi mandarla a fare gli esami che ti costano quasi 300 euro, un po' di meno, ma 270, che non è poco. Poi deve tornare da te e devi pagare di nuovo la visita, cioè diventa una cosa veramente complicata. S-Drive è lì e ti dice, senza che tu faccia la lipidomica, occhio, ti dice occhio. Non ti fa la diagnosi come la lipidomica prima, ti dice occhio, stai attento perché qui. Ma io penso di riuscire a dirvi adesso come interpretare giustamente S-Drive. Allora, fonte di energia, è inutile che ve lo dica, un grammo di acido grasso produce più del doppio delle calorie di un grammo di glucosio, vero prof? E anche di amminoacidi, di proteine, per cui è la fonte calorica più importante che noi abbiamo nel nostro corpo. E difatti muscoli e cuore prediligono utilizzare gli acidi grassi perché danno più energia. Il cervello non è capace, lui va solo a glucosio e in certi momenti solo anche a corpi chetonici, ma solo per un certo periodo. Quindi i acidi grassi sono una fonte importantissima di energia. Andiamo, non perdo tempo, la carnitina. Perché vi parlo un attimo della carnitina? A parte che entra anche nel discorso dell'omocisteina di cui parlava prima la dottoressa. La carnitina è un elemento abbastanza importante per la nostra salute, perché la carnitina serve come una carriola, a fare entrare nel mitocondrio gli acidi grassi perché questi vengano trasformati in ATP. Voi sapete che c'è l'acetilcoenzima A, che è la piattaforma attraverso la quale noi produciamo l'energia.
sia attraverso i grassi, sia attraverso gli zuccheri, sia attraverso le proteine. È la piattaforma girevole che ci permette di sviluppare tutti gli altri processi che portano alla formazione di ATP. La carnitina serve a far entrare dentro la cellula, dentro il mitocondrio, l'acido grasso per essere bruciato, ok? Quindi voi capite che in certe situazioni di stress noi la produciamo la carnitina, secondo voi o no? Ecco, noi la produciamo, però la carnitina è un elemento condizionalmente essenziale. Cosa vuol dire condizionalmente essenziale? Vuol dire che in certi momenti quella che produciamo noi non è sufficiente, quindi tu ne devi assumere un po' dall'esterno. Quindi la cosa si complicherebbe per i vegetariani e per i vegani, perché naturalmente lì la carnitina è di meno. Vi ricordate quell'episodio degli anni 70 di quella runner che americana che stava correndo? Lei diceva, lei era vegana, e diceva no, io sento che non ho abbastanza energia, voglio prendermi un po' di carnitina. E si prende la carnitina sintetica, non quella naturale, perché diceva non voglio mangiare gli animali, non mi prendo la carnitina della pecora o della mucca, perché sennò sarebbe un controsenso. E si è assunta della carnitina sintetica. Boom, è rimasta stecchita. Questo perché? Perché lei non si sapeva ancora, infatti poi si è demonizzata la carnitina, si diceva no, la carnitina fa morire, ma poi la conoscenza biochimica ha fatto sapere che la carnitina può essere L-carnitina, cioè due isomeri diversi di carnitina. Lei aveva assunto L-carnitina e D-carnitina insieme, la D-carnitina blocca tutto, non fa più passare l'acido grasso nel mitocondrio e quella non aveva più energia, è morta. Questo per dirvi come la scienza può darci una mano a vivere quotidianamente quelle che sono le situazioni di salute o meno. D'accordo, ragazzi? Dimmi, cara. C'è l'alimento integrale è importante per quello. Certo, è importante in certi momenti della nostra vita avere un'integrazione particolare, perché in quel momento è richiesta. Se tu vuoi andare, non sei magari abituato a fare una gita in montagna, ti stanchi molto, anche perché non hai probabilmente abbastanza carnitina, quindi potrebbe essere giusto che tu prima di partire ti prendi un po' di carnitina, per farti un esempio. Se fai un intervento chirurgico molto stressante, è giusto che tu poi assumi un po' di carnitina, così intanto per intenderci. Allora ragazzi, acidi grassi, materiali di costruzione delle membrane cellulari. Allora, le membrane cellulari sono fatte di fosfolipidi. Allora, l'acido grasso è legato a sostanze come il glicerolo, l'inositolo, la serina, per formare questi fosfolipidi. Allora, è molto importante che noi capiamo che gli acidi grassi si mettono insieme formando un doppio strato di fosfolipidi. Questo ha reso possibile la vita, ragazzi, nel senso che è una cosa meravigliosa, come questi acidi grassi mettendosi insieme hanno creato degli scompartimenti fra interno ed esterno della cellula, è quello che ha creato la possibilità che si sviluppasse la vita. Quindi parliamo di cose veramente fondamentali, non di aspetti secondari, parliamo di quello che è la vita stessa, cioè la base stessa della vita. Vedete che questa diapositiva qua, ma la conoscete tutti sono sicuro, c'è disegnato una membrana cellulare fatta di un doppio strato fosfolipidico con la testa carbossilica rivolta verso l'acqua e verso l'esterno e verso l'interno, cioè verso l'acqua, e le code metiliche idrofobiche verso l'interno della parete. In mezzo ci sono quelle cose lì che vedete color violetto, sono le proteine di membrana, che sono una cosa fondamentale, perché sapete cos'è che passa attraverso la membrana da solo, cos'è che può passare da solo senza una proteina trasportatrice? Cos'è che passa secondo voi? Il colesterolo? No, quello è un costituente della membrana. Ma la membrana è un isolante rispetto a quello che c'è fuori e quello che c'è dentro. Ma qualcosa può passare lo stesso. Cos'è che passa? CO2. Due cose possono passare, solo due. CO2. E qui viene fuori un concetto buono, anzi molto buono, legato a S-Drive e alla self-food. Passa l'acqua e passa l'ossigeno. Chiuso.
ok? Acqua e ossigeno passano, va bene? Tutte le altre cose, soprattutto se cariche, caricate elettricamente, non riescono a passare, d'accordo? Devono passare attraverso quelle proteine di membrana. Quando noi diamo cell food, siamo sicuri di andare a nutrire la cellula. Non basta però dargli il cell food, perché se tu dai il cell food che va dentro la cellula, ma la cellula non è in certe condizioni, può darsi che a volte fai peggio di quello che pensi di poter fare. Vado avanti ancora. Allora, beh, questi qua ve l'ho detto già prima, no? Come si dispongono gli acidi grassi per formare la membrana cellulare. D'accordo? Vado avanti ancora. Eccole qua. E poi adesso arriviamo anche al colesterolo. Allora, naturalmente, ribadisco il concetto di prima, la membrana cellulare deve ricevere informazioni, deve portare dentro delle molecole e deve portare fuori le porcherie. Allora, tutte queste cose qua sembrano ripetizioni, ma solo per dirvi come la membrana cellulare sia fondamentale per la vita, per la salute. Senza una membrana cellulare fatta in un certo modo, non c'è verso di sviluppare la salute. Colesterolo. Colesterolo, ragazzi, è diventato il bersaglio di chi lo produce, soprattutto per dire quello è il nemico da andare a colpire. Ma guardate che non è proprio così. Quello che provoca l'aterosclerosi non è tanto il colesterolo, noi lo sappiamo, è l'infiammazione. Il colesterolo, vedete com'è fatto? Sono anelli ciclici, non è una catena idrogeno carbonata diritta, sono degli anelli abbastanza grandi e molto rigidi, per cui vedete che se voi mettete una molecola di colesterolo in mezzo a due acidi grassi, questi vengono distanziati. E perché questo è un fenomeno molto importante? Ve lo dico subito, è un fenomeno importante perché quando voi mettete insieme due acidi grassi, sono così gli acidi grassi, guardate, allora se sono saturi sono dritti come il microfono è questo, e stanno a contatto uno dell'altro e vengono attratti per stare così, non è che stanno così perché sono marito e moglie, stanno così perché vengono attratti da delle forze gravitazionali, microgravitazionali, come quelli fra la Luna e la Terra, si chiamano forze di Van der Waal. Queste forze tengono vicini gli acidi grassi ed è per questo che la membrana non si allarga, non si disintegra, perché ci sono queste forze gravitazionali. Allora, queste forze gravitazionali da una parte rendono la membrana cellulare fattibile, ma dall'altra la rendono lì rigida, ok? L'acido grasso insaturo o poliinsaturo, come il colesterolo, hanno una conformazione storta, quindi almeno in parte queste forze di Van der Waal non agiscono più. Questo cosa significa per la cellula e per la membrana? Significa fluidità, ok? Movimento e quindi vita. Ecco perché gli acidi grassi saturi o trans sono pericolosi, perché impediscono la fluidità e il movimento, perché impediscono la comunicazione tra dentro e fuori. Quando noi diamo un qualsiasi tipo di sostanza, che sia un integratore, un farmaco, qualsiasi cosa, questa deve entrare nella cellula, ma la cellula non è fatta solo di una membrana cellulare esterna. C'è il mitocondrio dentro, che ha una doppia membrana, ed è importantissimo. C'è il Golgi, c'è il reticolo endoplasmatico, c'è la membrana nucleare. Tu non comunichi con nessuno se la membrana è rigida. È impossibile la comunicazione. Qui ribadiamo le stesse cose qua, allora è fondamentale per le membrane cellulari sono queste caratteristiche, ok? Permeabilità selettiva, fluidità, plastica deformabilità e compagnia bella, ma ormai queste cose ve le sto dicendo e quindi è inutile che mi fermi. Allora, fattori che influenzano la fluidità della membrana sono la temperatura, ve l'ho detto prima, la percentuale di colesterolo, ve l'ho detto prima, quindi il colesterolo non è un nemico a tout court. Vi siete mai chiesto perché quelli che prendono le statine a iosa sono depressi? L'avete notato che sono depressi? È un discorso un pochettino. Comunque sappiate che c'è una giustificazione biochimica.
perché non c'è più comunicazione fra l'interno e l'esterno, perché anche i neuroni sono bloccati, non possono comunicare fra di loro. La percentuale è la natura degli acidi grassi insaturi, senza questi la membrana è rigida. Guardate la differenza tra una membrana fluida e una membrana rigida. La membrana rigida è fatta di acidi grassi saturi o trans, la membrana fluida è fatta di acidi grassi poliinsaturi. Ok? Guardate ragazzi come funzionano le proteine di membrana. Vedete come si devono muovere? Devono prendere qualcosa, muoversi e portarlo all'interno o viceversa. Cioè tu è movimento, la vita, la salute è movimento. Guardate quante forme che ci sono. Vedete? Adesso io non mi fermo, ma questo per farvi capire come sia fondamentale il movimento delle proteine di membrana. Guardate, vedete, è fondamentale. Questo è il GLUT4. Quando l'insulina arriva perché vede che uno mangia qualcosa e quindi il livello di glucosio si alza nel sangue, cosa succede? Che le cellule dell'Angaras là sentono che c'è tutto questo glucosio, cosa fanno? Mandano l'insulina. L'insulina dove va? Va sulla membrana cellulare, c'è il GLUT4, gli va a dire: oh, apriti, fai entrare il glucosio dentro. Quando si parla di resistenza all'insulina vuol dire che l'insulina va là, trova il GLUT4, gli dice: ascolta, fai entrare il glucosio. Ma quella membrana lì è rigida? No, quella membrana lì è rigidissima? Col cavolo che entra il glucosio dentro la cellula. Il glucosio non riesce a entrare perché non c'è movimento. Quindi voi capite che quanto sia fondamentale anche lì partire a monte e cercare di fare in modo che le proteine di membrana, compreso il GLUT4, possano funzionare. Ecco come si toglie la resistenza all'insulina: si creando delle membrane cellulari fluide. È chiaro il concetto, ragazze? Tanto più che noi sappiamo che, per esempio, adesso, fino all'inizio del secolo scorso, il consumo pro capite di zucchero in un anno era intorno ai 7 kg. Sapete dove siamo arrivati adesso? Intorno agli 80. Il pancreas non ce la fa più. Il pancreas dice: qui fa tutto in tilt. Ecco perché è pericoloso il discorso del diabete. Ma il diabete è solo quello che noi vediamo nella fotografia. È a monte che sta succedendo un disastro. E vado avanti, se non mi fermo più. La pompa sodio-potassio. Sapete cosa serve la pompa sodio-potassio? Lo sapete? Silenzio in aula. La pompa sodio-potassio è semplicemente quella che ci permette di muovere le gambe, di parlare, di vivere. È quella che crea la differenza di potenziale fra l'interno e l'esterno della cellula. Ogni volta che si muove prende 3 atomi di sodio, li porta fuori e porta dentro 2 molecole di potassio. In questo modo si crea una differenza di campo elettromagnetico fra l'interno e l'esterno, con un interno negativo, per cui c'è differenza di potenziale. Differenza di potenziale vuol dire vita, vuol dire comunicazione. Ma se voi avete una parete rigida, pensate che possa funzionare bene questa pompa? Allora adesso credo di essere riuscito a dirvi e a trasmettervi questa idea. Senza membrane cellulari fluide, tutti gli altri discorsi, secondo me, vi portano fuori strada. Ecco perché quando arriveremo alla pagina 10 del report di S-Dry, noi dovremo cercare e subito capiremo che stiamo, secondo me, affrontando un aspetto fondamentale della salute dei nostri pazienti. 5 minuti? Sì, vado velocissimo, prof. L'iniettore dell'insulina è la stessa cosa, ve l'ho appena detto prima, non può funzionare se non c'è una fluidità di membrana, ok? Le cellule del pancreas continuano a mandare insulina, ma quella non può funzionare, d'accordo? Rimettere a posto una fluidità di membrana vuol dire che un diabetico che prende tot di insulina può dimezzare o addirittura eliminare l'insulina. Questo sarebbe l'aspetto più importante. Io provo a dirlo in pochi momenti. Allora, gli acidi grassi sono i precursori degli eicosanoidi. Sapete cosa sono gli eicosanoidi? Queste cose dobbiamo un po' saperle, ragazzi, perché domani, quando vediamo i nostri pazienti, se noi conosciamo
la geografia del Sudafrica o dove sono le Seychelles, non gliene frega niente. Lui vuole, pensa che noi sappiamo come si sviluppa l'infiammazione, quali sono le cose che possono modificare i processi infiammatori. Allora, gli eicosanoidi sono le molecole che regolano i processi infiammatori, ok? C'è le prostaglandine sono alcune delle molecole che regolano i processi infiammatori, tutte insieme si chiamano eicosanoidi, ok? Gli eicosanoidi sono i precursori delle prostaglandine, vedi, dei trombossani, delle prostacicline e dei leucotrieni. Vado veloce perché il tempo sarebbe bello parlare un momentino con calma, ma sappiate che ci sono queste cose qua che sono veramente importanti. Allora, ogni volta che noi subiamo un trauma, ogni volta, perché noi viviamo per questo, si mette in movimento un sistema enzimatico che porterà il processo infiammatorio. Cioè c'è una specie di cariola che si chiama fosfolipasi A2 che entra nella membrana cellulare, porta fuori gli acidi grassi e li rovescia nel citosol sviluppando il processo infiammatorio. Ci siete? Sapete come funziona il cortisone? No. Queste cose qua però ragazzi, noi il cortisone lo usiamo tutti i giorni, tutti usano il cortisone, dobbiamo sapere come funziona, se no è inutile dare il cortisone. Questo perché dobbiamo fare uno sforzo, cercare di capire, dobbiamo studiare. Io sono ignorantone, ma capisco che più studio più sono ignorante, ma bisogna studiare lo stesso. Allora, il cortisone blocca la fosfolipasi A2. Ricordatevelo. Allora, vado avanti veloce, sennò però poi mi caccia via. Allora, voglio farvi capire solo questo. Allora, dalla fosfolipasi A2 si prendono gli acidi grassi della membrana, si rovesciano nel citosol. E poi ci sono due acidi grassi che sono fondamentali per la produzione dell'infiammazione. L'acido arachidonico, ne avete sentito parlare ancora, che è un omega 6, e l'acido eicosa pentaenoico, che è un omega 3. Ok, ragazzi? L'acido arachidonico è quello che produce le prostaglandine pro-infiammatorie, i trombossani pro-infiammatori, è quello che provoca la prosecuzione dell'infiammazione. L'acido eicosa pentaenoico produce invece le prostaglandine della pace, quelle che smorzano l'infiammazione. Vedete quali sono? Ci sono degli enzimi particolari che vanno a produrre queste molecole infiammatorie, che sono le ciclossigenasi e che sono soprattutto le ciclossigenasi, che sono cosiddette COX, ok? Gli antidolorifici che prendiamo di solito, dall'Aulin a qualsiasi cosa che ormai è diventata di quotidiana assunzione, sapete come funziona? Blocca le COX, blocca le ciclossigenasi. Ok? Andrebbe anche detto che di queste COX ce ne sono di costituzionalmente espresse, che sono quelle che producono anche i fattori di produzione della mucosa gastrica, perché se noi andiamo a bloccare questo enzima con un antidolorifico blocchiamo anche la produzione di muco, blocchiamo anche la produzione della famosa riduzione stretta a livello dell'enterocita. È troppo lunga la faccenda. Sappiate che comunque le case farmaceutiche hanno fatto gli stramiliardi bloccando la COX, le ciclossigenasi, ok? Allora, le ciclossigenasi sono quelle che producono le prostaglandine, i trombossani dell'infiammazione, d'accordo? E qui vediamo tutti i passaggi, ma adesso devo saltare perché sennò sappiate, vedete che gli eicosanoidi, prostaglandine, leucotrieni, trombossani, vengono sintetizzati esclusivamente a partire da EPA di uomo gamma linolenico e acido arachidonico. Questo è il concetto che vorrei che vi rimanesse chiaro. Questi tre acidi grassi sono importantissimi. Allora, sappiate che le ciclossigenasi producono sempre proteine e molecole infiammatorie, le lipossigenasi invece producono quelle che saranno le proteine che diranno stop, basta infiammazione, perché la bellezza della vita è anche questa, che noi mentre parte un processo infiammatorio c'è anche già l'idea di dire a un certo punto deve finire. E quindi ecco che voi ogni volta che avete un processo infiammatorio che parte nella vostra cellula, abbiamo sì
lo stimolo affinché questo processo prosegua, ma abbiamo anche lo stimolo perché questo si arresti. Ecco perché sarebbe sensato, quando, per esempio, in una persona molto infiammata, oltre a modificare la membrana cellulare, dargli per esempio un pochettino di aspirina, di acido acetil salicilico, o naturale o sintetico, perché quello va a bloccare le ciclossiginasi e lascia libera le lipoossigenasi. Per cui noi da una parte blocchiamo la produzione di proteine infiammatorie e favoriamo la produzione invece di quelle che risolvono l'infiammazione. Vado velocissimo. Allora, gli eicosanoidi, ragazzi, queste cose qua ve le dico, devo andare avanti, se no non mi fermo. Di nuovo questo discorso delle ciclossigenasi. Allora, non vi voglio dilungare perché siete stufi, anche voi. Allora, entrano in la resolvina, ne sentirete parlare, la neuroprotettina. Tenetevi in mente questi nomi. Resolvina e neuroprotettina sono proteine prodotte dalle lipossigenasi, cioè dall'EPA, dal diomo gamma linolenico, e sono quelli che risolvono l'infiammazione, mentre sappiamo che invece l'acido arachidonico produce proteine, trombossani, prostaglandine della serie 2, che sono quelle che continuano l'infiammazione. Ok? Ecco, ve l'ho appena detto, la resolvina, tutta la documentazione naturalmente scientifica, non sono cose che ci inventiamo. Cos'è l'indice omega 3? E sto per finire, ragazzi. L'indice omega 3 è il rapporto che noi abbiamo nella nostra membrana cellulare fra gli omega 3, EPA ed A, e tutti gli altri acidi. Uno dirà che me ne frega a me dell'indice omega 3. L'indice omega 3 è importantissimo perché è stato riconosciuto come il più sensibile nel prevedere la morte improvvisa, ictus, infarto e cose di questo genere, più della proteina C reattiva, più del colesterolo. Ok? Vado avanti, guardate, sarebbe bello vedere come l'indice omega 3 da noi, io ho trovato persone che veramente erano messe male. Comunque, sta cambiando tutto. Voi mi chiederete, ma come mai che un meccanismo così delicato per la vita è stato lasciato in mano all'evoluzione? Perché sembrerebbe assurdo, perché sembrerebbe di dire, ma se è così importante non è possibile che l'evoluzione si abbia per anni o per secoli o per milioni di anni ha avuto in carico questo problema. In effetti invece è così, perché noi per milioni di anni siamo stati stabili dal punto di vista biochimico. Negli ultimi 100 anni abbiamo stravolto ogni cosa. Guardate come vengono segnati le patatine fritte adesso, vedete che sono obbligati a segnare la percentuale di acidi grassi saturi. Ce ne sono un'infinità, ragazzi, di acidi grassi saturi in questi prodotti. Quindi sappiate che la mamma che fa le patatine fritte ai bambini avvelena la famiglia. Guardate, ormai siamo gli acidi... I trans sono ormai presenti in tantissime cose che noi mangiamo. Finisco, sto veramente per finire. Gli acidi grassi, avete capito che la fluidità della membrana è il principio stesso su cui si basa la vita. Noi siamo fatti di cellule, ogni cellula ha la coscienza, la conoscenza che abbiamo tutti noi interi. Ogni cellula ha tutto. E quindi tutti questi discorsi entrano in campo negli acidi grassi e la fertilità, entrano in campo nella mi siete mai chiesto da cosa dipende la depressione post-gravidica? Secondo voi da cosa dipende? Si abbassano le cellule. Mancanza di? E perché non ci sono gli omega 3? Come fa la mamma a produrre il cervello e le cellule di un bambino? Doveva prendergli gli omega 3? Dal proprio corpo. E quindi se tu già una madre che ha magari pochi omega 3, uno degli omega 3, il docosesanoico, per dirvi una cosa, è uno degli acidi grassi più importanti a livello neuronale. Se non ci sono questi acidi grassi lì, una persona fa fatica a comunicare, è depressa, non dorme bene, non si concentra. Ma il docosesanoico è presente anche nella membrana interna del mitocondrio. Se lì non ce n'è tanto docosesanoico, non entrano i grassi e gli zuccheri per essere bruciati. Se non c'è verso di modificare la vita di una persona. Ci sono presenti degli spermatozoi, non c'è fertilità, infatti verrà fuori. Ecco lo sviluppo del cervello.
è fondamentale, perché il bambino prende quello che gli serve dalla madre, d'accordo? E vedete che già a un anno un bambino ha un cervello quasi sviluppato come una persona adulta. Poi sapete che la persona adulta, cioè maschio 1,4 kg, le femmine 1,3 kg, ma questo vuol dire che qualità e quantità non sono comparabili. Anzi, grazie a malattie infiammatorie. Ragazzi, mi sembra talmente evidente, dopo tutto quello che abbiamo detto, io non so se sono riuscito a trasmettervi questo concetto, ma è semplicemente fondamentale, perché questo è il primo moves dell'infiammazione, è l'inizio, è lì che casca l'asino. Acidi grassi, infiammazioni, tutte le malattie infiammatorie, acidi grassi e psoriasi, perché è una malattia autoimmune, acidi grassi e allergie, ed è evidente, perché non c'è più comunicazione. Acidi grassi e sindrome metabolica, non ne parliamo. Acidi grassi e metabolismo del glucosio, ve l'ho spiegato, ho cercato di spiegarvelo prima. Acidi grassi e tumore, se non c'è comunicazione, se non c'è possibilità da parte della cellula di portare fuori, è come una cellula senza comunicazione, è come mettersi in un garage, accendere la macchina e chiudere la porta. Acidi grassi e cervello l'abbiamo appena detto, acidi grassi invecchiamento e ci siamo. Vi ringrazio.